Signori, signori, benvenuti, o meglio, bentornati a questa nuovissima puntata del Mollunario. Oggi siamo qui in compagnia del nostro amico Masseo e io pregherei il maestro della regia di cambiare scena con questa scena bellissima. Ciao Edoardo, come estás? Todo bien. Sì. Oggi siamo più professionali del solito. Cerca di fare una bella figura, Masseo. Sono sicuro che tu riuscirai a fare una bellissima figura, Edoardo. Guarda, essendo reduce, come ti ho già detto, da due puntate del collegio più provini, eccetera, eccetera, i miei neuroni fanno la danza del ventre, quindi non capirò un cazzo. E giustamente c'è anche da dire questo. Usiamo queste scuse. Che dire? Iniziamo con la prima domanda? Signor Molluscotti, mi scusi. Benissimo, perfetto. Signori, si va a giocare. Sono così eccitata quest'oggi. Allora. Guarda che ride. Sì. Edoardo. Sì. Sono pronto a fare le figure di merda. Ma no. Chi ha vinto l'ultimo campionato mondiale di Formula 1? A. Moncas. Raikkonen. Sì. B. Vettel. Immagino si pronunci così, io non lo so. Vettel. C. Hamilton. E D. Ricciardo. Io non li so, non seguo la Formula 1, quindi non so. Neanch'io seguo la Formula 1. Però Vettel. Ricciardo. Raikkonen. Hamilton è sempre quello che arriva primo, andando ad esclusione. Conoscendo più che altro, conoscendo un'infarinatura dei Formula 1, ce l'ho. Ok. Però, Hamilton so che è il più forte fino ad ora, perché ha vinto un botto di gran premi, no? Io andrei sulla C, anche perché Ricciardo non so dove cazzo corra. No, onestamente neanch'io. Vettel non mi ricordo, Raikkonen mi sembra che sia Ferrari. So che Ferrari non vince da non so quanto tempo. Vado su Hamilton. La tua risposta definitiva la accendiamo così? Sì. Ed è esatta! E i primi 50 sono andati, Masseo. No, non ho usato l'aiuto. No, non hai usato l'aiuto. Ah, avevo capito, il 50 e 50 sono i primi andati. 50, cazzo... I primi 50 euro. Sono 50 i primi 50 euro. No, la seconda è la prima domanda, 50 euro, la seconda sono 100 euro. Che non vedrai comunque mai, anche perché 50 euro non ce li ho da darti. Però, insomma... Let's go. Ognuno fa... So 10 sub regalate. Ognuno fa quel che può, insomma. Non so è 10 che... sub regalate. Andiamo avanti con la prossima. Andiamo avanti con la prossima domanda. Prossima domanda. Quale squadra di calcio ha vinto il maggior numero di scudetti? A. Torino. B. Milan. C. Genoa. D. Juventus. Direi senza quell'ombra di dubbio la Juventus. Dici la Juve? La Juve, la vecchia signora. La tua risposta definitiva e l'accendiamo? Definitivissima. La risposta... Abbiamo detto scudetti? Sì, ok. Ok. La risposta è esatta! Grazie signori, grazie. Troppo easy questo. Andiamo alla terza domanda. Lel. Cos'è azzurro in una famosa canzone di Adriano Celentano? A. Il mare. B. Il treno. Sì. C. Il cielo. D. Il pomeriggio. Azzurro. È quella là? È il cielo, mi sembra, no? Non lo so. Non vorrei dire una cazzata. Mi sembra fosse così la canzone. Il pomeriggio. Io non ti posso dire nulla. Il mare. Il treno. Il cielo. Spesi tutto il tempo che vuoi. Allora io c'ho un dubbio, quindi mi sa. Allora, se dico cielo è troppo scontato. Il mare, il treno non me li ricordo. Ok. Il pomeriggio è scontato, ma potrebbe anche essere quello comunque. Sì,
ma non era... Mai dire mai, insomma. Senti, vaffanculo, io dico D. Dici B, il treno? No, dico D, il pomeriggio. Ah, D, il pomeriggio, perdona. D di Dio. Ed è la tua risposta definitiva e l'accendiamo? Ma se? Sì. La risposta è esatta! Ah. Incredibile! Andiamo con la prossima domanda. Quale eroe della mitologia greca uccise l'idra? A. Ulisse. B. Ercole. C. Teseo. D. Perseo. 6 Perseo, 36. No, dico B. Ercole. Ed è la tua risposta definitiva e l'accendiamo? Penso proprio di essere abbastanza sicuro di questa risposta. La risposta è esatta! Bravissimo, il Masseo! Mi piace la mitologia greca, mi piace. Ti piace la mitologia greca? Insomma, molto, beh, molto, mi è sempre appassionato. Andiamo alla prossima domanda. Quale frutto ha la varietà Ambrosia? A. Pera. B. Arancio. C. Ciliegia. D. Mela. Ambrosia. Ci sono. Una domanda... Io non la so, onestamente. Da buon fruttivendolo... Sei un fruttivendolo tu, non lo sapevo. Pera, arancio, ciliegia, ti dico D. Dici D, la mela? Sì. Vai così sicuro? Ti ricordo che c'hai quattro aiuti, eh? Cambio domanda, no. 50-50, no, no, telefonata a casa... Mela. Mela. Me la godo. Te la Ambrosio. Vuoi godere, insomma. Vediamo me se la, la risposta godere. È esatta. Vediamo. Esatta! Incredibilmente! Questo cazzo sono fruttariante! Signori! Mamma. Abbiamo passato il primo limite, ovvero siamo arrivati ai 500 euro, dopodiché tu non puoi più scendere. Chiaramente non ti verranno dati questi 500 euro, hai firmato un contratto dove non ti verranno... Tutto però, figurato. Insomma, passiamo alla domanda da 1000 euro. Un oltre sesto alla del Russia... Stipendio. Esattamente, su YouTube solo, eh. Su YouTube. Oltre alla Russia e alla Turchia... Quale altro paese, escludendo le isole, si estende su due continenti? A. Egitto. B. Messico. C. Ucraina. D. Australia. Australia direi no. Ucraina okay. È in Europa. Ok. La scelta è tra Egitto e Messico. Mm. Il Messico è trabocchetto. Perché pensi che sia trabocchetto il Messico? È la parte sud degli Stati Uniti, no? Potrebbero intendere la domanda come, sì, continente, doppio continente, l'America, però... L'America, America del Nord, America del Sud, esatto. Sono due continenti, giusto? L'Egitto, d'altra parte... C'ha il canale di Suez. L'Egitto dove stracazzo è? In alto a destra. E potrebbe essere tra Africa e Asia. Di per sé il Messico potrebbe essere fra America del Nord e America del Sud. Ok. Quindi sono figli di puttana. Perché tanto già so che se faccio 50-50 restano Messico e Egitto. Si può Madonna. Vedere, si può provare. Aspetta, perché non mi ricordo dove cazzo è collocato il Messico. Sto cercando di inquadrare un po' la mappa. Di inquadrare l'America, di come cazzo America, chi cazzo mai l'ha studiata la geografia guarda, americana. Se ti dico la verità, sono tutte fatte con il righello. Se ti dico la verità, io sarei messo come a te, nel senso a andare a pensare Messico e o Egitto. O Egitto, sì, perché le altre due, cioè Australia e Oceania, e non c'è proprio... Dove cazzo è l'altra Ucraina, parte? Ucraina, Europa, for sure.
proprio confinante con la Russia, che appunto entra all'interno dell'Europa, quel pezzettino quindi lì. Quindi oltre alla Russia e alla Turchia, appunto. Sì, sì, è vero, anche la Turchia. Io dico A. Dici Egitto. A, Egitto? Provo con A, sicuro? Egitto. Sì. La risposta definitiva l'accendiamo? Sì. È giusta! È giusta! Bravo Masseo! Bravo Masseo! Con un po' di ansietta, con un po' di ansietta, ma... Che buco di culo! Siamo... Mamma mia, ce l'abbiamo fatta. Io non so, avrei risposto anch'io a Egitto, onestamente, però sarei sempre rimasto col dubbio vado a vedere il Messico, sono curioso. Che cosa... Bisogna sempre vedere comunque la domanda, in sé è un po' una merda quello. Detto questo, passiamo alla domanda per i 2.000 euro. Insomma, 2.000 euro. Cifre importanti qui, eh? Cifre quasi vicine al nostro stipendio youtubico. Quasi, sì. Un terzo del nostro quasi, stipendio un terzo. Youtubico. In quale film di fantascienza le vicende si svolgono sulla Nostromo? Nostromo? Che tonno. No, niente. Quella... E mai vista la pubblicità del Nostromo, il tonno? Bello, vero? Buono. Sano, polenta va al suo cane. A. Star Wars. B. Matrix. No. C. 20.000 leghe sotto i mari. D. Alien. Questa, onestamente, non la so. Onestamente, vado ad esclusione, ok? Ok. Quindi, Star Wars, no. Millennium Falcon. Matrix, no. Matrix è all'interno del Matrix, appunto. Giustamente. 20.000 leghe sotto i mari, non mi risulta di averlo mai visto. Alien, okay. 20.000 leghe sotto i mari neanche l'ho mai visto. Sai in che realtà... non so che film sia 20.000 leghe sotto i mari. Non mi... cioè lo so qual è, cioè lo conosco come non titolo, ho presente ma io. Non penso di non averlo mai visto in realtà. Non sono così acculturato in realtà sui film. Ma sì, 20.000 leghe sotto i mari si chiamerà Nautilus, Dio buono. Vado su Alien. Vai su Alien proprio così? Sì, tanto, cioè, sottomarino. Che cazzo è 20.000 leghe sotto i mari? L'accendiamo? Alien. La D. La D Alien. Sì. L'accendo, eh? Sì. Sì. Esatto! Esatto! 20.000 leghe. Masseo con quasi un istinto, si può dire. No, vado ad esclusione. Ci sta. Conoscendo gli altri film, a parte 20.000 leghe, era il dubbio è là, però. Giustamente. Non mi sembra un bel nome. Nostromo per un sottomarino. Nostromo. Passiamo ai 4.000 euro. Astro. Occhio alla penna. Alla penna. Hai ancora 4 aiuti, di cui uno non è segnato qui sopra perché me lo sono scordato. Il cambio domanda. Cambio domanda. Lo puoi cambiare una volta. Sì. Andiamo. Quale elemento chimico significa letteralmente portatore di luce? A. Fosforo. B. Boro. C. Idrogeno. D. Nichel. Direi che la A mi sembra scontata. Ma se è un fosforo. Piccolo chimico. Fosforo. Quindi accendiamo la A, fosforo. Accendiamo la A, fosforo. Esatta! Incredibile Masseo! Questa la sapevo. Masseo che ha, ricordiamo, ha degli studi in università come piccolo chimico. No. Università no, però liceo scientifico. Liceo scientifico, quindi insomma poteva essere uno dei più grandi inventori di qualche sostanza strana tipo la meth. Metanfetamine, invece è rimasto farne uso prima delle stream su Twitch. E portare dell'intrattenimento becero su YouTube e Twitch. Esattamente, e a guadagnare comunque dai 3 ai 6.000 euro. Dai 3 ai 6.000 euro. Che insomma euro, non è... Che non è male, che non è male. Che forse probabilmente non avrei mai visto come chimico o che altro. E poi considerando i tuoi sub, che saranno circa 10.000, più fai per 3, quindi... Sono 30.000 euro all'anno e al mese. Via. Si va alla prossima domanda. Quale di queste attività
ha accomunato Irene Pivetti e... Che cazzo è? Neil DeJotti? Neil DeJotti? Non so, non lo so. Cazzo non sia. Ho idea di chi sia. È già tanto che io sappia chi è Irene Pivetti, non ho idea di chi sia Neil De... Neil De non so chi cazzo sia. A. Presidente della Camera. B. Presentatrice TV. C. Giornalista. D. Scrittrice. Questa... In comune. Una cosa che ha accomunato le due, un'attività che ha accomunato le due. Io, nel senso, non so chi conosci tu, però io andrei su chi conosco io e cosa ha fatto durante la vita. Presidente della Camera. Presentatrice TV. Scrittrice giornalista. Di politica non so un cazzo. Io ormai ho capito che non vuoi, però ti ricordo che nel caso gli aiuti. Io voglio chiedere quest'oggi, ok, l'aiuto del pubblico. Chiediamo l'aiuto del pubblico? Sì. Allora, signori, io vi sto linkando lo straw poll. Mi raccomando, votate seriamente perché il Matteo ha bisogno del vostro aiuto e soprattutto leggetevi bene la domanda, leggetevi le risposte e poi rispondete A, B, C o D. Allora. Quindi? Ti dirò. Mm. Il pubblico è stato abbastanza chiaro su una risposta, ma non c'è proprio l'unanimità. Non c'è l'unanimità. Perché okay. Allora, la risposta meno sì. votata è la D, scrittrice, con il 13% okay. di voti. Poi c'è la B con il 20% di voti. Va bene. Seguito dalla C con il 23% di voti. Okay. E la A con il 42% di voti. Insomma, pubblico, un po' le idee chiare le ha. Allora, io trasto il pubblico e dico... Okay. Presidente della Camera, allora. Ok. Sto con il pubblico. Stai con il pubblico? Sto diamo con la il risposta? Pubblico, definitivamente. L'accendiamo? L'accendiamo, Jerry. Esatta! Esatta! Il pubblico ti ha aiutato. Quindi, avendo utilizzato l'aiuto, chiaramente non ti è più concesso l'aiuto del pubblico, ma ne hai ovviamente ancora comunque tre, che è il cambio domanda. Grazie che non me l'avete trollata. 50-50 grazie. E la telefonata a casa. Ti può andare alla domanda. Prossima sì, il cambio domanda, che già detto. Perfetto. Può andare alla prossima domanda da 16.000 euro. 16.000 euro? 16.000 euro. Il doppio, quasi il triplo di quello che fai con YouTube. Di quello che facciamo su YouTube, certo. Via, non era una repubblica marinara la città di... A. Pisa. B. Amalfi. C. Sì. Genova. D. Sì. Napoli. Wee. Non era proprio lì. Wee. Facim. Quindi Napoli Pisa, non stai dicendo. Una Genova. Repubblica marinara. Quindi qua è la D. Napoli? Manca la serenissima manca qui in mezzo. D. Napoli. È la tua risposta definitiva? L'accendiamo, Matteo? L'accendiamo. Esatto. Ez. Signori, ez. Abbiamo fatto un altro scalino. Siamo Easy. Riusciti a fare un altro scalino, ma la scalata sì. ancora non è finita. Sei forte, sali. Questa io la so. Aia. Però, insomma, è importante. Questo è molto importante. Ok. Il vero nome di Jerry Scotti è... Lo so. Dillo senza le risposte, vai. Virginio, così. Virginio. E l'accendiamo. L'accendiamo con lo Scotti.
l'accendiamo. Eccolo, Virginio. Eccola, easy. Signori, easy, si va per i 70.000. Easy questa domanda. Si va per i 70.000. Jerry Scotti, sempre lui, Virginio, non ha mai lavorato come? Ok. A, attore. B, politico. C, disc jockey. D, commentatore sportivo. Allora, attore l'ha fatto. Ok. Politico l'ha fatto perché mi ricordo che ha la pensione, il maialino. Commentatore sportivo è qualcosa che mi manca. Okay. Commentatore sportivo. Quindi la tua risposta è la D, commentatore sportivo, ne sei sicuro? Commentatore sportivo, sì. L'accendiamo? Sì. L'accendiamo. Esatta! Esatta! Ezza! Bravo, troppo bravo. Easy boys! Masseo. Sì. Siamo a 150.000 euro, Siamo qua, Gesbo. Signori. Portiamo a casa il sacco di soldi. Ma questo si vedrà, insomma, ancora non è detta l'ultima parola. Mai dire gatto, hai ragione. Non dire gatto se non ce l'hai nel... Sacco. Deep. Si va un po' più di tensione. Cos'è un quasar? A, un buco nero. B, una stella di neutroni. C, una lontana radiogalassia. D, un ammasso globulare. Questa è una domanda un po'... Questa astronomia, vecchio mio. Qua, o la sai... Astronomia. O è difficile comunque o è arrivarci. Difficile. Stella di neutroni, una lontana radiogalassia, un ammasso globulare. Allora, un buco nero è una singolarità. Okay. Quindi no. Ti ricordo, visto che ti vedo un po' in difficoltà, che ti ho, 50-50, ti aiuti, certo. Cambio domanda e la chiamata a casa. Perché lontana? Provo forse radiogalassia. Vuoi spararla così? Sì, voglio spararla così. Una radiogalassia, vecchio mio. Perché questa cosa? Stelle di neutroni. Perché le altre non... Quasar! Vecchio mio. Rischieresti di buttare via tutto il percorso fatto fino adesso, Edoardo? No, le altre più o meno le definizioni me le ricordo. L'unica che non so è una lontana galassia, quindi vado ad esclusione di nuovo. Quasar. Singolarità, il buco nero. Stella di neutroni, sborare. No, radiogalassia. È la tua risposta definitiva, la C, sì. Una lontana radiogalassia? Sì. Esatta! Mamma mia! Signori, ho cacato addosso. Siamo alla penultima domanda. Penultima. Hai ancora 3 aiuti a disposizione. Orca troia! Ancora 3 fottuti aiuti. 3 aiuti. La famosa statua di Paolina Bonaparte del Canova rappresenta Venere vincitrice perché ha in mano
A, una mela. B, un libro. C, un sasso. D, una fionda. Quanti aiuti ho ancora? 3 aiuti. 50-50, telefonata a casa e cambio domanda. Allora, il libro no, che c'è la statua della libertà. Sasso, fionda. Venere vincitrice. Vuoi che... Venere vincitrice. Venere vincitrice. Che vinse la mela d'oro per la dea più bella, come premio per dea più bella. Quindi dico mela. Quindi è la tua risposta mela. Definitiva, Masseo? Dico mela, sì. Esatta! Ma mi stai dando le domande della Grecia, cazzo! Questa è l'ultima domanda, Masseo. Mamma mia! Occhio alla penna, hai 3 aiuti, sì. Puoi farlo con calma. La facciamo con calma. Anche se... È bella non dura. È così difficile. Ok. Qual è, secondo ti copia il nome, Edward Snowden, Edoardo Nevedemo, il programma di scambio di messaggi più sicuro al mondo? A, Telegram. B, Tox. Sì. C, Signal. Sì. D, WhatsApp. Allora, all'epoca mi ricordo che ci fu una discussione tra amici in cui si diceva che passate su Telegram da WhatsApp perché è più sicuro, è più criptato, okay. Eccetera eccetera. C'è stata anche con me questa, ecco, questa discussione. Sì. L'ho affrontata Tox, anch'io. Signal, non so cosa siano, o Signal, adesso non so come si pronunci. WhatsApp lo togliamo. Però, dato che abbiamo questa varietà di domande, io darei un 50-50. Vogliamo dare un 50-50? Vorrei dare un 50-50. Rimangono Tox e Signal. Quindi quello che volevo, che pensavo fosse giusto, in realtà era sbagliato, perché io puntavo proprio a Telegram. Quindi sono, cazzo, due che io non conosco assolutamente. Neanche io conosco né Tox né Signal. Ci ha un po' fregato. Io pensavo fosse facile, onestamente Signal. Pensavo fosse facile, e invece diciamo che la moneta è stata girata così. Tox, Signal. Mamma mia, non conosco nessuna delle due. Questa è difficile, eh? Ti ricordo che puoi cambiare domanda, anche se non penso ti convenga ora che... Si no, adesso non mi conviene ormai. Hai sempre la chiamata. Chi cazzo chiamo io, Mollura? Non lo so, chi puoi chiamare a quest'ora? Papà, magari. Papà potrei chiamare. Potessi chiamare papà Massimo. Se è sveglio. Se è sveglio, sempre se è sveglio. Non so se sia sveglio a quest'ora della notte. Provo a chiamarlo. Vuoi provare a chiamarlo? Sì, provo a chiamarlo. Pronto? Sì. Pronto? Sì. Ma sei in stream? Come? Ma cosa stai facendo? No, sto guardando un film. Ah. Guarda, ti sto chiamando per il mollunario di Fabio Mollura. Saluta papà Masseo. Che ti saluta. E ricambia il saluto. Ecco. Stiamo giocando per l'ultima domanda, per il milione. Stiamo giocando un milione, certo. E la domanda è: qual è
Secondo Edward Snowden, il programma di scambio di messaggi più sicuro al mondo. Tox oppure Signal? Signal. Tox. Tox. Sei sicuro? Credo di ricordare. Ma cosa credo di ricordare? Sì o no? Dai, che se perdi al limite dopo un milione te lo do io, vai. Ma vai a fare il culo! Qua è la gloria, non il soldo. Tox. Ok, va bene. Devi chiudere la chiamata. Buonanotte. Notte. Ciao, ciao. Ciao. Quindi, Edoardo. Tuo padre è andato molto sul sicuro, visto, comunque è andato molto sul Tox, non so il perché. Non so se l'ha effettivamente sparata a casa, a caso. Secondo me l'ha sparata a caso. Dici? Sì, non mi sembrava troppo convinto. Ok. Non so, io l'ho sentito ripetere più volte Tox. E... Tox ha detto. Non so neanche se sia un programma Tox. Non ho idea, onestamente. Quindi cosa vuoi fare? Puoi cambiare domanda, fidarti del babbo o non fidarti di lui e andare su Signal. Ma che cosa? Non mi fido del babbo. Io dico... Mamma mia, se me la trolla, ragazzi. Se me la trolla all'ultimo. Dico B. B-Tox. L'accendiamo? Molluscott. Non lo so, non lo so. Sei a un passo dalla gloria. Basso per diventare mollunario. Se non è quello, e se non è quello. No. Hai il 50% di possibilità. 50%, sì, però che sporo. Puoi sempre comunque cambiare domanda. E provare la. La fortuna. Beh, ormai sappiamo 50 e 50, l'aiuto da casa, abbiamo usato tutto, cos'è adesso? Certo. Mi provo a fidare del babbo? Potresti provare. Dai, B l'accendiamo, Tox. L'accendiamo? B l'accendiamo, Tox. È sbagliato. La risposta corretta era la C. Signal. Ma porco Madonna puttana, ma stiamo scherzando? Ma me l'ha trollata, Andrea? Oh! Ma vaffanculo! Oh! Voglio il mio milione adesso! Jerry! Dio me l'ha trollata! Ma non vale! Oh! No! Te lo dà lui il milione, Chiamata rifiutata! Lo stava guardando, si è rifiutato! Rifiutato! Oh, io troppo! Tox. Ma che è giusto? Se no, non avrò sbagliato. No, contesta assolutamente. Contesta cosa? Ma lo saprà, Mordoscotti. Su Google l'alternativa Skype è Tox. Questo dice Google. Ma chi se ne frega dell'alternativa Skype? Non t'ho chiesto l'alternativa Skype. Ti ho chiesto chi è più sicuro, Signal o Tox. Ma hai detto Tox. Detta da Edward Snowden, però, Secondo Edward Snowden, È più sicuro Tox. Cazzo. Ma di Skype, no di Signal.
Che cazzo vuoi che ti dica? Ma vaffanculo che vuoi che ti dica? Mi hai fatto perdere! Dai, te lo do io il migliore, vai tranquillo. Ecco. Su Google, no, su Google, se posso dire, c'è scritto ilmessaggero.it Signal come funziona l'laptop secret usata da Snow. Ecco, su Google c'è scritto Signal com'è usata l'laptop secret, dice Google. Ma c'è anche scritto che Tox è l'alternativa più sicura. Però non secondo Snowden. Però non secondo Snowden. Ed è un'alternativa. Ed è un'alternativa. No, c'è scritto. Oddio. Vabbè, me l'hai trollata, bravo. Come rovinare le famiglie. Complimenti al conduttore, grazie. Non è un conduttore che abbia mai visto, grazie. Alla faccia di Linus e alla faccia di Jerry Scotti, grazie. Oh, senti che complimentone da papà Masseo, un bacione a papà Masseo, signori, che spettacolo. Dopo vado, finita la stima, vado in bagno e mi seguo, cioè volevo dire. Cosa, in che senso, che... signor Mollusco? No, no, non lo so, che ho detto qualcosa? No, si figuri. Ah, si ok, figuri. Ok. Scusatemi, non volevo dire nulla di che. Signori, noi con il Mollunario ci vediamo in un'altra serata. Arrivederci, signori!